Un Pescara che piace, quello visto ieri alla prima amichevole stagionale, non a caso uscito fra gli applausi convinti degli sportivi biancazzurri che sono accorsi allo stadio degli Angeli di Palena e i quali hanno trovato già in Luigi Cuppone il beniamino della nuova stagione. E allora poco male che nel prestigioso avversario, la Dana Demirspor, club della massima serie turca, allenato da Vincenzo Montella, non abbiano giocato le principali attrazioni, l'ex Birkir Bjarnason, alle prese con un dolore alla schiena, e Mario Balotelli, che però a Palena c'è stato e si è allenato a parte, coinvolto com'è in dinamiche di mercato che possono portarlo altrove e che si è comunque mostrato disponibile con chi chiedeva selfie. Il Pescara ha battuto in rimonta 2-1 un avversario sulla carta di due categorie superiore, il tutto sotto gli occhi del presidente Daniele Sebastiani, affiancato dall'ex patron del Teramo Luciano Campitelli, che si occuperà del commerciale, come ha svelato lo stesso Sebastiani a fine gara. Spettatori d'eccezione anche gli allenatori pescaresi Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco. È chiaro come non ci si possa far ingannare dal fatto che le due squadre sono al lavoro da poco tempo e che il risultato in questi casi conta meno, ma quello che giustamente ha apprezzato il pubblico è la voglia di ben figurare espressa dalla squadra di Alberto Colombo, le prime idee di gioco sviluppate e le qualità che i singoli hanno fatto intravedere. Se Cuppone è già beniamino ed è rimasto in campo per ben 80 minuti è perché ha costantemente attaccato la difesa avversaria, non solo palla al piede con le sue progressioni, ma anche andando a pressare i difensori. C'era curiosità di vedere anche l'assetto tattico scelto da Colombo, che ha presentato un Pescara con il rombo e con il gioiellino Marco Delle Monache nel ruolo di trequartista, il quale ha regalato sprazzi del suo talento, dietro Cuppone e Lescano, che hanno firmato i due gol biancazzurri. L'argentino, ancora legnoso e penalizzato dalla stazza, si è fatto trovare pronto però sulla punizione di Lombardi per timbrare l'1-1 e quando ha potuto ha dialogato bene coi compagni di reparto. L'ex casertana è potenza, nella ripresa all'ennesimo allungo si è procurato un calcio di rigore, fallo del portiere dei turchi Karakuş, che poi lui stesso ha trasformato in sicurezza. In un reparto dove il DS Delli Carri deve ancora lavorare tanto per inserire nuove forze, si vede la personalità di Luca Mora e non hanno sfigurato i baby Lombardi e Germinario. Ha tenuto la difesa nonostante qualche titubanza in avvio, qualche minuto nel finale anche per l'ultimo arrivato Pellacani, mentre i terzini Milani e Saccani, che dopo una stagione da quinti ora si stanno riadeguando a fare i quarti, hanno giocato una gara prudente e attenta, mettendo da parte la loro capacità di spinta. È calcio di luglio e il lavoro da fare ancora molto, ma lo spirito e le prime idee viste contro l'11 di Montella sono la base su cui poter costruire la stagione del rilancio.